iniziamo a parlare quindi dei segni di terra. In questo video andremo a vedere quindi il taroscopo per il segno del Toro, Vergine e Capricorno e andremo a capire come sarà questo 2022, un anno importante anche perché seguiremo un po' le orme di tanti pianeti che comunque continueranno ad occupare i segni di terra, tra cui Urano nel segno del Toro e siamo negli ultimi anni di Plutone nel segno del Capricorno. Questo quindi significa che stiamo per arrivare anche ad una svolta per voi segni di terra che sarà molto importante a livello di responsabilità. La Vergine invece dovrà fare molto più attenzione questo 2022, soprattutto nei primi 6 mesi dell'anno perché avranno un Giove in opposizione, in quanto Giove transiterà nel segno dei Pesci e lasceranno una opposizione particolarissima proprio al segno della Vergine. Ma di astrologia ne parleremo sicuramente in un altro libro, in un altro video, scusate, a livello di podcast. Qui faremo il nostro taroscopo, andremo a vedere l'energia attraverso le nostre carte. Vi avviso già che useremo tutte le carte che ho a disposizione, o meglio quelle che ho preferito per il 2022, e andremo un po' a vedere un po' tutto l'aspetto sia energetico e poi lavorativo, amore e quant'altro. Il video verrà diviso in tre parti, in quattro parti. La prima parte sarà, diciamo, una lettura generale di tre carte, tre oracoli solo per i segni di terra, quindi un'energia generale che accomunerà un po' tutti i segni di terra e poi vedremo il segno della Vergine, del Toro, della Vergine e del Capricorno, va bene? Quindi io voglio ringraziarvi, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale, grazie, grazie, grazie per il grandissimo supporto che mi date sempre. Per qualsiasi informazione in basso avete la mia mail, la mia pagina web, mi raccomando prenotate il vostro consulto lì, sarà molto più facile e veloce. E per chi non avesse ancora acquistato l'oroscopo personale 2022 lo potete trovare su Amazon nel link che vi lascio proprio in basso nella descrizione. Allora, iniziamo subito a vedere quindi l'energia generale per i segni di terra. Allora, prendiamo subito tre carte per gli amici dei segni di terra, quindi Toro, Vergine e Capricorno. Andremo a capire prima in generale, diciamo, qual è l'energia di questo 2022, cosa vi accomuna, quale sarà in realtà il messaggio che i nostri oracoli vogliono lasciarvi. Credo che questo sia un anno molto importante anche per voi segni di terra. Allora, abbiamo la carta dei cicli. Abbiamo la carta del tempo, del TikTok, e abbiamo la carta del bivio in questo caso. Allora, amici del segno di terra, beh, qua potete già vedere che ci sono dei cicli che indubbiamente si concludono per iniziare qualcosa di nuovo ed è secondo me arrivato il momento di prendere il tutto con molta. Dobbiamo essere anche leggermente veloci quest'anno a prendere delle decisioni. Delle decisioni perché ci troveremo davanti a delle scelte importanti da dover fare e ci troveremo quasi nel momento in cui forse dobbiamo pensare più a sviluppare, avanzare nella nostra vita. Purtroppo siamo rimasti probabilmente ancora bloccati negli ultimi anni nel prendere determinate decisioni che avrebbero potuto portarci verso delle scelte molto più importanti. Da questo momento i cicli iniziano a chiudersi per poter avanzare verso una direzione che secondo me già avevate in mente cosa fare o già avete in mente cosa fare, perché voi non siete un segno che partite in quarta con una nuova idea, cioè cercate sempre di svilupparla questa idea prima di poter avanzare con dei passi, diciamo, un po' più determinati, quindi sarà molto importante, soprattutto per gli amici di terra, questo anno per avanzare, però, non lasciate che i pensieri in questo momento possano prendere un po' il sopravvento. Abbiamo bisogno con queste carte di percorrere, secondo me, un buon di avanzare sicuramente per percorrere un nuovo ciclo, ecco, quelle che vi stanno chiedendo, perché indubbiamente qualcosa si concluderà in questo momento, no? Vede questa la spirale, no? Molto spesso genera, diciamo, una possibilità, un qualcosa che in un certo senso deve essere rotto. E quando rompiamo questa situazione, riusciamo in qualche modo poi ad avanzare e a vivere una nuova prospettiva nella nostra vita, no? Dobbiamo ricordarci quindi che in questo momento c'è bisogno di non ritornare indietro sui propri passi, ma di avanzare nella propria vita e
e di ricostruire, secondo me, anche qualcosa di molto importante. Per esempio, anche nelle relazioni, è molto probabile che c'è bisogno anche di iniziare a un comportamento, un'abitudine che sia diversa da quella del solito, quello che noi solitamente abbiamo sempre vissuto. Il tempo è un po' limitato, secondo me, quest'anno. Potrebbe essere un anno molto veloce nella scelta e nelle cose da fare, no? E quindi è molto possibile che questo sia anche legato ad una sincronicità divina. In questo preciso anno avrete a che fare molto con un anno dove le cose che capita saranno uniche e che non potranno più succedere nella nostra vita. Forse ciò che vi succederà quest'anno non vi succederà più, quindi cercate anche di cogliere qualsiasi situazione, qualsiasi novità nei migliori dei modi. È molto probabile che da questo momento in poi qualcuno prenderà una strada completamente diversa rispetto a come l'ha vissuta precedentemente. È come se si trova veramente a fare una grande scelta, una scelta importante, anche perché questo è l'anno per poter fare un'elezione e leggere proprio quale sarà il vostro cammino da ora in poi. E quindi è molto importante però che bisogna considerare tanto quelle che saranno le conseguenze prima di dare un passo. È molto importante prendere una decisione e non essere poco cauti, no? Quindi sì, indubbiamente quello che vi dicevo prima, voi già sapete sostanzialmente, non siete le persone impulsive che si lanciano su determinate scelte. Ecco perché credo che sarà molto importante per gli amici di terra in questo momento arrivare a una vera e propria scelta importante. È possibile che qui, per esempio, nasca finalmente una relazione seria. È arrivato il momento di scegliere l'amore o essere completamente soli. Ecco, questo è l'anno in cui forse la solitudine la sentirete molto più pesante del solito. Guardate quanti spiriti stanno qui richiamando queste carte. La vedo dalla fiammella che mi sta quasi attraendo, no, a guardarla. Quindi dobbiamo cercare di andare più nel profondo di noi stessi, o non possiamo più permetterci di allontanare le persone, ma di essere parte integrante sostanzialmente di questa grande struttura. Quindi non ci saranno sbagli quest'anno, perché tutte le scelte che farete saranno delle scelte molto intense, molto importanti, e grazie alla connessione, alla necessità anche del tempo che passa e dei cicli che si chiudono, gli amici di terra avranno questa grande opportunità di arrivare molto più lontano rispetto a quello che si erano prefissati. È un cambio inevitabile quello che voi avrete quest'anno, ma è un cambio per evoluzionare e cambiare anche un po' le circostanze che vi delimitano molto durante questo periodo. Sceglierete molto bene le strade dell'abbondanza, dell'amore, del benestare, della protezione. È molto probabile che le varie indecisioni che sono state molto frustranti per voi negli ultimi anni finalmente verranno eliminate, anche perché vi hanno causato ansie, vi hanno causato molte preoccupazioni. Qualcuno dei segni di terra si è sentito, devo dire, anche abbastanza confuso, disorientato negli ultimi anni. Ecco, questo invece è l'anno dove sceglierete veramente il momento, la strada, soprattutto, che vi permetterà di vivere senza questa ansia, senza questo stress. Non è che non vorrete più le grandi responsabilità, ma credo che questo sarà l'anno in cui cercherete di decidere veramente in maniera onesta quello che fa per voi, quello che secondo me sarà importante per voi e sarà la propria volontà di voler avanzare in questo preciso istante. Credo che questo sarà molto molto importante per gli amici del segno di terra, perché mi rendo conto che probabilmente siete arrivati ad un punto dove non potete neanche più correre, diciamo, dei rischi inutilmente. Forse avete preso strade che a un certo punto avete detto: ma dove sto andando io, no? Qual è la mia direzione? È importante in questo momento incontrare durante quest'anno un punto fermo, senza girare sempre intorno ad una situazione. Liberatevi da questa sensazione di ostacolo che avete, o di ostacoli che
sentite ovunque, perché secondo me non è proprio così. Voi avrete la capacità di trovare anche in maniera molto aperta delle soluzioni. Non c'è nulla da temere quest'anno. Credo che voi arriviate veramente al tempo giusto, nel momento giusto. Non abbiate ansie per le responsabilità, perché non è possibile che possono occorrere magari dei miracoli nella propria vita, però sono sicuro che vi troverete al momento giusto e nel momento giusto proprio durante questo 2022. Allora, poi voglio consigliarvi una pietra. Con questi oracoli delle pietre voglio consigliarvi appunto una pietra per tutti i segni, poi lo consiglierò per ogni segno una pietra. Quindi aggiungete a questa pietra che uscirà, che secondo me sarà molto importante, anche un'altra pietra per ogni segno. Allora, la selenite. Nella cristalloterapia questa è una pietra molto importante, perché è una delle pietre che è legata, diciamo, al chakra della corona, al settimo chakra, ed è legato ovviamente alla divinità cosmica, alla consapevolezza soprattutto del proprio sé superiore, ed è strettamente legato alle figure femminili. Quindi che dona vita, dona simbolo di fertilità, di sensualità, intuito. Quindi chi è alla ricerca della propria saggezza, del proprio sviluppo personale e non solo, ma anche secondo me dello sviluppo della propria felicità, questa sarà una pietra che potete seriamente utilizzare. Tra l'altro, leggevo proprio quando stavo studiando delle pietre, che la selenite rappresenta, richiama proprio il passaggio lunare, no? Quindi perché rappresenta proprio la luna, Selene, no? Quindi è strettamente legata proprio alle fasi cicliche della nostra vita. Tutti gli aspetti proprio vulnerabili della nostra vita, dei cicli che ci portiamo dietro, verranno in qualche modo rieliminate per riequilibrare in qualche modo qualcosa di importante. Quindi questo negli uomini, per esempio, che hanno bisogno di un elemento molto più femminile, può regalare il romanticismo, la creatività, la passione, la sensibilità, l'amore profondo, l'istintività. Per esempio, se ci sono delle tensioni di coppia, questa è un'ottima pietra per allievare, diciamo, alleviare queste tensioni nel proprio rapporto. Quindi consiglio vivamente agli amici dei segni di terra di avere con voi proprio durante questo 2022 una bella pietra di selenite. Allora, adesso andiamo a approfondizzare un po', approfondiamo un po' il segno del toro, quindi state con me. Allora, amici del Toro, Sole, Luna, Ascendente. Allora, io queste tre oracoli ovviamente li tengo qui perché secondo me denotano un po' la base di quello che noi andremo a vivere, amici del Toro, e dopodiché prenderemo un altro oracolo soltanto per voi. Quindi abbiamo già visto come quest'anno sarà un anno importante, dove il tempo ci regalerà l'occasione anche di concludere cicli, iniziarle nuove e soprattutto prendere una grandissima decisione della nostra vita, che probabilmente fino a questo momento ci ha visti, come posso dire, un po' troppo disattenti, frustrati, perché le indecisioni ovviamente portano spesso le ansie e delle frustrazioni. Questo invece è un momento molto importante. Allora, Toro, andiamo invece ad approfondire la vostra carta, solo per voi, sempre ovviamente mantenendo questa base, la pace. E questa è una bellissima carta, una carta di serenità, ed è molto, secondo me, utile per gli amici del Toro per ritrovare proprio nella propria vita, nel proprio aspetto personale, quella pace, quella serenità interiore, che forse stavate ricercando da molto tempo. Vi troverete nel luogo che stavate desiderando da molto tempo, sentirete che le cose in qualche modo, nonostante questa grande rivoluzione della propria personalità, dovuto anche a transiti come Urano, vi hanno portato comunque a delle scelte importanti, sentirete la pace, la serenità, il voler comunque vivere delle emozioni importanti. Questo è un momento dove la cosa più importante, secondo me, per gli amici del Toro è quella di rassicurarsi, rasserenarsi, sentirsi veramente vivi anche per ciò che stanno vivendo. Non è l'anno delle crisi,
E soprattutto se dovesse succedere che magari dovete prendere delle decisioni, che vi trovate magari in un momento di ansia, non entrate in crisi. Ricordatevi sempre che qualsiasi decisione dovrete vivere quest'anno sarà un po' un ciclo della vostra vita che dovrà in qualche modo entrare per poi far uscire un aspetto della propria personalità che in qualche modo sarà utile e importante rivivere e riavere in questo momento. La pace è, secondo me, la migliore, secondo me, carta in questo preciso momento, anche perché è quello che noi spesso andiamo alla ricerca, no? Bene, qual è l'obiettivo che voi mettete alla ricerca? Allora, la confusione o la pace? L'indecisione o la verità? Insomma, siccome siamo davanti ad un ciclo, credo che voi deciderete di lottare in primis per la vostra pace interiore, per il vostro benessere, secondo me, anche personale. Mi verrebbe da pensare che qualcuno di voi avrà anche l'occasione finalmente di risistemare qualcosa che ormai era quasi definitivamente morto nella vostra vita, per esempio una relazione con persone che magari non vi aspettavate minimamente di recuperare un rapporto, familiari, amici, amanti, e riuscirete in qualche modo anche a recuperare, a far pace proprio, no? Come si suol dire nella nostra vita. La carta della pace, noi la conosciamo, insomma, è una carta importante, è una carta anche di grande libertà, secondo me, da quelli che potrebbero essere i condizionamenti del nostro passato, quando si è in pace, quando non si ha nulla di, non si hanno ostacoli innanzitutto e non si ha nulla di compromettente nella propria vita o magari dei rimorsi nella nostra vita. Noi accettiamo radicalmente tutto, accettiamo che questa è la nostra vita. Credo che quest'anno riuscirete a trovare veramente qualcosa di importante durante questa vita, una mente tranquilla, un cuore molto più realizzato, la libertà anche di produrre la propria vita, di condurre soprattutto la propria vita senza insoddisfazioni, sentirsi appunto molto più soddisfatti, che era quello un po' che vi dicevo in questo momento. Il cammino verso la pace credo che passa verso le accettazioni radicali di noi stessi, quindi dopo un momento che probabilmente è stato un momento di debolezze, di stanchezze, l'armonia, la bellezza di questo momento sarà sicuramente importante, quindi sfruttatele questo momento. Anche nelle relazioni credo che esisterà un'armonia molto importante tra di voi e il vostro partner o le persone che vi piacciono in questo momento. È uno strumento perfetto questo della pace per sentirsi in qualche modo appartenenti a questo preciso istante. Ottime per esempio le condizioni della prosperità, del lavoro, perché avete una mente molto più chiara sul lavoro, vi sentirete molto più parte integrante di questa situazione. Quindi è tempo anche di calmarsi, di vivere il proprio corpo, il proprio benessere fisico, la propria condizione soprattutto fisica, ed è il momento anche di vivere con molta più tranquillità questo preciso istante, perché sarà veramente il momento della, diciamo, melodia perfetta. Approfondite di più lo straordinario mondo interiore che voi avete e che spesso sentiamo con grande emozione. Allora, credo che questo veramente sarà un anno importante per voi, amici del Toro. Prendiamo tre carte del nostro maestro Osho, andiamo a vedere un po' quali sono le carte che in qualche modo vogliono regalarci uno spunto per questo 2022. Allora, abbiamo la carta della recettività. Vediamo, maestro Osho. Mi sono cadute un po' tutte. La carta della rottura, ma in questo caso è la riconoscenza di noi stessi. E questo è come se ci liberiamo da qualcosa in questo momento. È la carta della totalità. Noi ci stiamo per liberare di qualcosa di molto importante, credo che questo sarà anche il grande momento dove poter finalmente vivere, spaziare con il nostro modo di essere. Quindi riusciremo in qualche modo quest'anno a vivere comunque delle occasioni importantissime. Vedete come un po' la fase della trasformazione sarà anche presente durante questo periodo, perché come ci sarà una rottura completa con quelle che sono
le situazioni che fino a questo momento ci hanno condizionato in questo preciso istante. Forse ci libereremo da blocchi che in qualche modo avevamo anche probabilmente mentali, quindi ci sarà questa grande occasione, secondo me, di rivivere anche una rinascita, un'apertura soprattutto verso la nostra vita più forte, più quello che è dentro di noi. Avremo l'occasione anche di ribellarci probabilmente, di diventare delle persone migliori da quello che noi, che abbiamo vissuto fino a questo momento, perché avremo una grande, grandissima occasione, quella di rompere qualsiasi tipo di schema. Ed è veramente importante questo per un segno di terra come voi, che vive molto spesso di schemi, che vive molto spesso di strutture, certo non proprio come la Vergine o come il Capricorno, voi forse siete quelli un po' più malleabili, ma vi liberate completamente da quelle che, da schemi che ormai non fanno parte più della vostra realtà. Non ci saranno nessun tipo di restrizione, nessun tipo di limite in questo anno, ed è come se sentirete proprio la libertà totale, vedete, questa totalità è un richiamo proprio a vivere in maniera molto più libero quello che voi siete nella vostra vita, nel vostro presente, no? Altra cosa importante è trovare questo anno ogni momento delle possibilità nuove, perché ogni attimo di quest'anno sarà un attimo, sarà un momento importante per poter sentirsi vivi al 100%. Dovete assolutamente vivere questa completezza che in qualche modo vi permetterà di essere piano piano delle persone sempre molto più complete. Vedrete che quest'anno, con l'avanzare dei giorni, sentirete la necessità proprio di allontanare da abiti che non da emozioni che non fanno più parte della vostra vita, pensieri che probabilmente vi avevano condizionato in maniera molto di più durante questo anno o negli anni passati. Cioè, piano piano riuscirete a trovare quella vostra strada. Vedete, questa strada è proprio la strada della pace, di liberarsi da quello che non fa più parte di voi, delle persone che probabilmente stavano condizionando la vostra vita. Avrete molto più coraggio del solito quest'anno, Toro, e questo coraggio vi permetterà in qualche modo di uscire realmente allo scoperto e far capire agli altri anche il vostro carattere e quello che realmente voi siete. Sarete molto più determinati, spinti verso una causa personale soprattutto, piuttosto che una causa di vita verso le altre persone. E avrete una grande occasione, quella di vivere comunque delle emozioni. Riuscire quindi da quest'anno in poi, amici del Toro, ad essere delle persone secondo me molto più consapevole anche del fatto che se uscite fuori da uno schema, se uscite fuori da una zona di comfort, sono sicuro che non vi troverete assolutamente persi in scelte o comunque situazioni che non sembrano essere così semplici o facili. Bisogna rompere comunque col passato, rompere con un modo di pensare completamente diverso e creare sempre delle nuove occasioni che vi possono permettere o vi permetteranno comunque di trovare una personalità completamente diversa. Io vi consiglio sempre di andare verso la pace, verso la serenità di voi stessi. Scegliete sempre per voi e non per gli altri. Cercate sempre di essere voi le persone protagoniste di quest'anno e quindi costruite un futuro nei migliori dei modi con voi stessi, perché questo potrà veramente aiutarti in questo preciso istante. Allora, andiamo a prendere una carta del Tao in modo da completare, diciamo, questa prima parte della stesura. Dopodiché useremo i tarocchi e gli oracoli degli angeli per dare dei messaggi importanti per questo anno. Allora, l'ardente, cioè ciò che arde, vedete, questa è una carta di fuoco, fuoco, nell'esagramma numero 30. E il fuoco per voi sarà molto importante quest'anno, perché allora, esotericamente il fuoco rappresenta sempre la purificazione, quindi è molto probabile che quest'anno sia l'anno che, grazie a questo vostro modo ardente di poter andare verso una conoscenza diversa o comunque verso nuove realtà, potranno essere purificate nella propria vita delle situazioni che in qualche modo non fanno più parte di voi. È una carta che parla di grande passionalità, quindi è molto probabile che sarete veramente delle persone guidate dalla propria passione e anche,
attraverso le conoscenze di nuove persone che vi permetteranno di far uscire quella passione che in qualche modo era rimasta un po' bloccata. Vedete, questi sono tutti i blocchi vostri personali. È una carta di rigenerazione sostanzialmente, ecco perché credo che questo anno sarà un anno estremamente importante per gli amici del Toro, proprio per rimettere in gioco questo vostro aspetto di rivivere in maniera molto più convincente il vostro modo di essere. Allora, Toro, prendiamo sette carte con il metodo dei chakra, andiamo a vedere in maniera molto più specifica quali sono le cose che potranno capitarvi proprio durante quest'anno. Andiamo a vedere un attimo, capiamolo subito, vediamo qual è il taglio del mazzo. Capiamo un attimo, abbiamo il 10 di bastoni e la giustizia. Vedete questa sensazione di fatica, questa sensazione di non riuscire in qualche modo a risistemare qualcosa, potrà finalmente trovare un equilibrio nella propria vita. Ci potranno essere quest'anno situazioni legali o situazioni burocratiche, quindi documenti, documentazioni, eccetera, che potrebbe sembrare un po' una fatica superarle, ma secondo me in realtà qui riuscirete veramente attivamente a vivere questa vostra realizzazione, questo vostro sogno grazie all'equilibrio. Se avete bisogno di parlare con delle persone che in qualche modo conoscono o sanno perfettamente di legalità o di burocrazia, credo che sarà importante quest'anno chiedere aiuto proprio a dei professionisti. Quella grande fatica che stavate vivendo, probabilmente nell'affrontare qualsiasi situazione, troverà finalmente un grande equilibrio attraverso queste carte che secondo me sono molto importanti. Allora andiamo subito, vediamo il primo chakra, abbiamo gli innamorati, vediamo un po' l'inconscio, abbiamo il mago, vediamo un poco quali sono le vostre carte in questo preciso momento. Queste sono belle carte, devo dire la sincerità, guardate qui. Allora, seguendo lo strumento dei chakra abbiamo l'inconscio, il mago, quindi già sapete che questo sarà un anno di grande laboriosità, sarà un anno in cui finalmente metterete in gioco tantissimo il vostro saper fare, quindi è possibile che partirà un nuovo progetto, è possibile che partiranno delle nuove occasioni anche lavorative, per esempio degli studi. Mi raccomando, le persone che vogliono studiare del Toro sarà importante perché vi permetterà anche di accrescere anche non soltanto la vostra conoscenza, ma anche credo la vostra posizione. Qualcuno raggiungerà una posizione lavorativa molto importante quest'anno e questo vi permetterà in qualche modo di essere molto influenti a livello anche emotivo all'interno di un'azienda o nel vostro posto di lavoro come persone che faranno un po' da guida a persone nuove o altre situazioni che si possono creare intorno a voi. Ci sarà una grande occasione anche di ricostruire, come vi dicevo, perdonare, ricostruire qualcosa di importante all'interno della vostra famiglia. Se si parlava di separazione, credo che supererete questo momento di crisi. Troverete un grandissimo compromesso proprio per poter vivere insieme in compagnia in questo anno. Sarà molto bello poter finalmente vivere queste emozioni e sarà soprattutto molto bello poter armonizzare, tra virgolette, questo vostro amore. Qualcuno addirittura conoscerà la sua propria anima gemella. Sarà una persona che entrerà nella vostra vita piano piano con il tempo e creerà questa grande armonia. Qui c'è un matrimonio con queste due carte, c'è una convivenza importante e c'è una decisione soprattutto nel voler costruire qualcosa di estremamente positivo all'interno della vostra famiglia. Se siete singoli incontrerete una persona che riuscirà ad armonizzare la propria vita, armonizzare proprio il vostro modo di essere. Ecco perché credo che questo sarà un anno estremamente importante per mettersi in gioco e per creare in qualche modo la vostra zona di comfort, il vostro luogo perfetto nel mondo. Qui, se volete comprare una casa insieme al vostro compagno, alla vostra compagna, sarà ideale perché qui abbiamo veramente questa grande capacità di vivere all'interno proprio di una ottima realtà, che sarà una realtà sentimentale importante. Scelte importanti dovranno essere prese sul proprio corpo e sulla propria salute, quindi magari eliminare il fumo per poter iniziare una vita
molto più sana. E, non lo so, eliminare i carboidrati per poter cercare di dimagrire. Queste scelte saranno importanti, che per quanto dolorose, soprattutto voi che siete dei grandi golosi, sarà difficile, però queste scelte vi daranno quella grande occasione per poter avere più energia nella vita, nel quotidiano, sentirsi meno stanchi, eccetera, eccetera. Il 10 di coppe è sempre una carta di bella armonia all'interno del vostro cuore, quindi sono molto molto convinto e sicuro che riuscirete anche a vivere delle grandi emozioni anche all'interno della famiglia. Sul lavoro avremo sicuramente una riuscita importante, perché riusciremo a crescere proprio a livello lavorativo all'interno di un'azienda, se l'avete già. Se siete nel personale ricerca il lavoro, datevi da fare. Un uomo di un segno di aria potrebbe essere molto di aiuto e vi darà una grande mano durante quest'anno, proprio per spronarvi magari a fare delle scelte molto più consapevoli e responsabili rispetto a quelle che avete fatto precedentemente. Io non sono capace, questo è qualcosa che non dovete dire minimamente, perché questo segno di questa persona, questa figura di un segno di aria, io dico così, ma potrebbe essere chiunque, sarà molto determinata a farvi conoscere un aspetto molto importante a livello lavorativo di voi stessi. Vedete come avere speranza, essere positivi e comunicativi nel vostro modo di raggiungere degli obiettivi sarà fondamentale da questo momento in poi. Quindi è importante che da questo anno sceglierete anche che strada percorrere. Per esempio, da quest'anno decidete di diventare manager. Siete ancora ad un livello o due livelli ancora più bassi, quindi sapete che forse dovete prendere dei corsi di aggiornamento, dovete fare magari o prendervi una laurea, decidere di iscrivervi all'università. Da quest'anno deciderete qual è il vostro ruolo. Tanta comunicazione diretta, ferma e molta onestà, secondo me, ci vuole quest'anno a livello lavorativo. Anche nella passione credo che sarà un po' un coinvolgimento unico questo di quest'anno, perché in qualche modo la passione sarà protagonista grazie a questa regina di bastoni che, oltre ad avere il grande coraggio di lanciarsi, di sbloccare e comunque di prendere delle scelte importanti, questa regina di bastoni vi coinvolgerà a livello emotivo ad essere molto più libere di poter esprimere ciò che siete. Questo vi permetterà anche di armonizzare, amici del Toro, il vostro cammino verso la riuscita di qualcosa di importante. La regina di bastoni è sentirsi sicuri di se stessi e avere un'autostima molto alta, e anche secondo me una bella carta proprio a livello di bellezza estetica, che indubbiamente la bellezza è soggettiva, però sentirsi bene anche a livello soggettivo secondo me sarà proprio importante. Ve l'ho già detto nelle scelte da dover prendere sul proprio corpo e sull'amore di se stessi. Siccome questa è una carta che rimanda molto spesso all'amore per se stessi, credo che è fondamentale comunque amare anche il proprio corpo per come si è, o magari se non vi piacete, insomma, cercate di fare questo tipo di percorso. È una prospettiva importante di vita, perché ciò che stiamo cercando nella nostra prospettiva è questo bellissimo imperatore che è la nostra stabilità. L'imperatore potrebbe essere un uomo che entrerà nella vostra vita e, come vi dicevo, creare qualcosa di molto più stabile. Un lavoro, quello che vi ho detto, anche la crescita del vostro lavoro potrebbe essere, quindi raffigura un po' tutta questa vostra perseveranza che avrete durante il 2022, di uscire dagli schemi, essere molto più coraggiosi e liberi, e avere soprattutto il coraggio di rompere gli schemi per poter avanzare proprio nella vostra vita. E attenzione a questo uomo, perché sarà un uomo che veramente vi dirà, o una donna che in qualche modo vi dirà, vi farà entrare nel cuore, vi regalerà secondo me delle emozioni molto importanti. Siccome qui abbiamo la carta della passione, sono molto convinto che la passione non mancherà, e l'abbiamo visto anche in questa regina di bastoni, ma anche nell'imperatore c'è una grande passione. Forse non è una carta di grandi sentimenti, perché farete un po' fatica, ma siete un po' anche voi il toro così. Nell'inconscio abbiamo visto subito che ci sarà un mago, quindi questa voglia di azionare nuovamente, di prendersi in mano la propria vita per poter ripartire anche probabilmente da zero, sarà fondamentale durante questo 2022, perché secondo me gli amici del toro hanno proprio bisogno di vivere questa esperienza. Allora, voglio regalarvi un mantra. Queste sono le carte di Ho'oponopono. Ho'oponopono è una meditazione hawaiana che viene, insomma, che si è sviluppata nell'Occidente, e sono delle piccole frasi da ripetere costantemente, anche una volta a settimana. Iniziate a farlo, ripetetelo costantemente su voi stessi, quello vi potrà aiutare tantissimo. Allora, accolgo la luce, accolgo la mia ombra e ci metto della luce, quindi è come se
Io accolgo tutta la parte oscura di me stesso e gli do luce. Cercate magari di guardare qual è la parte oscura di voi, cercate di abbracciarla, di accettarla e illuminarla. Questa forma di illuminazione potrebbe rappresentare anche una sorta di voglia di intraprendere nella vostra vita un nuovo cammino, una situazione molto più importante. Spesso non è facile riconoscere quel lato oscuro che tutti quanti noi abbiamo e soprattutto non è anche facile capire che cos'è il lato oscuro di una persona. Credo che quest'anno capirete che nei vostri difetti, probabilmente riabbracciandoli, possono trasformarsi e diventare magari dei pregi che anche le altre persone avranno modo di riconoscere dentro di voi stessi. La frase di Ho Oponopono è una forma di meditazione, come vi dicevo. Quindi cercatela magari su internet, trovate un po' le frasi che Ho'oponopono vi consiglia di ripetere come mantra, oppure mettetevi queste meditazioni durante il giorno o quando preferite. L'importante è accogliere l'ombra e darle luce. Quindi questo è un po' il consiglio che vi do. Allora passiamo un attimo a vedere un po' per gli amici del Toro quali saranno i segni e i pianeti molto più influenti per voi questo anno 2022. Quindi i segni o i pianeti che avranno una grande influenza per voi durante quest'anno. Allora, la Luna sarà estremamente influente. Guarda caso, la Luna è un po' il vostro pianeta anche, o anche è il pianeta del cancro, però è molto influente anche per voi. La Luna è ovviamente il nostro subconscio, rappresenta le nostre paure, il nostro modo di vivere la propria vita, quindi ogni qualvolta che la Luna transiterà nel segno del Toro, fatemi raccomando molta attenzione perché sarà un momento importante, cercate di cogliere quali sono le emozioni durante la Luna, del transito della Luna, e poi come è successo già nello Scorpione, quando ho fatto il video dello Scorpione è uscita anche lì la Luna, anche per voi è uscita la Luna, amici del Toro. Perché vi devo dire questo? Perché voi sapete che le eclissi, ogni anno abbiamo sempre almeno 4 eclissi, quest'anno ne avremo 5. E quando si formano le eclissi, si formano sempre attraverso un asse, che viene definito durante gli anni tra due segni opposti. Quest'anno, nel 2022, i segni dove si formeranno le eclissi saranno proprio il Toro e lo Scorpione, i due segni opposti. Quindi è inevitabile che la Luna e soprattutto queste eclissi saranno veramente importanti per voi. Mi raccomando le vostre emozioni. Allora, tutti i segni di aria, quindi Bilancia, Acquario, Gemelli, saranno molto influenti per voi durante questo periodo. Gli uomini o le donne nel segno del Capricorno. Qua mi evidenzia gli uomini in particolar modo, però potrebbero essere anche donne del Capricorno che avranno una forte influenza su di voi. Plutone in questo momento sta transitando nel segno del Capricorno, quindi comunque ha un trigono al vostro Sole. È normale che quando farà quadrature particolari sarà estremamente importante, anche opposizioni particolari, per esempio con il Sole, dove voi lo risentite in particolar modo. E Plutone è veramente un segno che in qualche modo potrà regalarvi questa necessità di passione anche durante quest'anno. E il segno associato a Plutone è lo Scorpione, è il vostro segno opposto. E poi tutti i segni di acqua, quindi Cancro, Scorpione e Pesci. Ecco, questi sono i segni molto influenti. Quindi ripeto, il Cancro, che già l'abbiamo visto nei segni d'acqua, quindi vediamo segni di acqua, Cancro, Pesce e Scorpione, segni di aria, Gemelli, Bilancia e Acquario, e poi il Capricorno in particolar modo come segno di terra potrebbe essere molto di aiuto. Passiamo dei messaggi degli angeli, capiamo un po' gli angeli cosa hanno da regalarci, vedremo prima le carte degli angeli in generale e poi useremo quelle dell'amore. E amici del Toro, andiamo a vedere qual è il messaggio per voi degli angeli in questo preciso momento. Allora, bisogna fare molta attenzione ai segnali, ecco, quello un po' che vi dicevo anche prima, secondo me è importante perché in questo momento, nei momenti in cui avete delle incertezze, in questo 2022, sarà importante chiedere proprio agli angeli o all'universo, alle entità a cui voi credete, di darvi un segnale. Solitamente gli angeli rispondono con delle piume, dei mazzi di chiavi, delle monete, delle pietre, e questi messaggi possono darvi comunque una risposta a ciò che avete chiesto. Sappi che loro saranno con voi a rispondervi nel migliore dei modi. Allora, andiamo a vedere adesso un oracolo per l'amore.
in qualche caso, quindi vediamo un po' cosa hanno da dirci. Anima gemella, ve lo auguro, credo che qui, ve l'ho detto prima quando facevamo la stesura con le carte, qui ci sarà la persona che in qualche modo ridefinirà la vostra vita quest'anno. Sarà una persona molto molto importante, devo dire la sincerità, e quando è uscita questa anima gemella è bello, quella è la frase, sì, questa persona è proprio la tua anima gemella. Ecco, appunto, non c'è bisogno di scavare o ricercare persone nuove, è molto probabile che sia già molto presente nella vostra vita. Ultimo consiglio, una pietra solo per voi. Allora, voi vi uscite la Serenite come segni di terra, no? Andiamo a vedere invece per te, Toro, qual è la pietra che vi consiglio. La purpurite, che è un po' simile all'ametista, in realtà le stesse quasi stesse funzioni dell'ametista. Il colore è simile all'ametista, solo che è un po' più pietra, un po' più rocciosa, non è un quarzo la purpurite. Quindi, non so, questa è l'ametista che voi vedrete come cristallo sostanzialmente, quindi è più, sì, un cristallo, tra virgolette, e mentre la purpurite è più una pietra, non è un quarzo, non è un cristallo, va bene? Quindi non so se potete cercarlo, se ovviamente non trovate proprio la purpurite, potete trovare tranquillamente l'ametista, anche perché il colore è importante in queste pietre. Bene, amici del Toro, noi ci sentiremo nei prossimi video, nei prossimi interattivi. Grazie come al solito, noi ci sentiremo la prossima. Intanto un felice anno nuovo a tutti voi. Allora, amici della Vergine, partiamo quindi da queste tre carte che a livello generale, energetico, caratterizzeranno un po' tutti i segni di terra, quindi come abbiamo già detto, le chiusure dei cicli, soprattutto il tempo che vi sta indicando quest'anno di prendere una decisione molto importante proprio davanti a voi, ma voglio approfondire di più su di voi, sul vostro discorso, proprio prendendo uno di questi oracoli della saggezza e capendo un po' la visuale generale anche per voi durante questo 2022. Allora, abbiamo la carta dell'essere preparati, della preparazione, quindi dobbiamo essere pronti in qualche modo ad affrontare, ecco, questi grandi, forse, cambiamenti che stanno per arrivare durante questo 2022. La carta della preparazione, come potete vedere, è che siamo pronti anche forse a fare questo salto. Per molto tempo, probabilmente qualcuno di voi ha deciso di intraprendere questo nuovo percorso o magari di fare un passo in avanti nelle vostre relazioni, definendo così quello che è il rapporto con la persona vicino a voi. Siamo pronti per forse celebrare qualcosa di importante durante questo 2022, anche perché credo che questa prima parte del 2022 sarà molto importante per gli amici della Vergine, in quanto avrete un'opposizione particolare, quella di Giove, che devo dire non è semplice, ma nello stesso tempo vi spinge a fare proprio delle scelte importanti, quindi non potete più pensare, cercare di ricostruire nel migliore dei modi un progetto, dovete farlo partire questo progetto, poi nel tempo il progetto forse potrà essere aggiustato, modificato, ma se non partite, insomma, Giove vi chiederà proprio di partire, di essere molto più svegli, audaci nel voler ridefinire qualcosa, però ripeto, non potete più aspettare i vari dettagli che voi avete nella mente. Da questo, soprattutto in questi primi 6 mesi, avrete la necessità quindi di dare uno slancio in più, lanciarsi, avere il coraggio probabilmente anche di dire o di buttarsi su alcune situazioni. Questo perché? Perché avete lavorato duro per molto tempo, avete lavorato su voi stessi, avete lavorato veramente attentamente su quelle che sono le vostre situazioni. Dovete essere pronti quest'anno a fare questo, a far uscire da dentro di voi, diciamo, la luce, quello che voi siete. Cerchiamo di vivere, ecco, il momento migliore in questo preciso momento e avere la sicurezza che ciò che noi vogliamo in questo preciso istante sarà sicuramente quello che succederà. La sicurezza sarà una sicurezza economica, sarà una sicurezza finanziaria e soprattutto ritrovare anche una sicurezza emotiva e soprattutto di amore, perché era un po' quello che vi stava mancando ultimamente. Quindi dovete essere voi stessi in qualunque momento, far uscire le vostre abilità, le vostre capacità, far
fare in modo che le persone di fronte al vostro modo di essere rispondano in maniera positiva, perché confideranno moltissimo su di voi, avranno questa capacità di dire io mi fido di te e quindi sarete anche molto favorevoli per questo, perché avrete questa grande occasione di poter vivere in maniera sicura e felice, proprio tutto il vostro modo di essere, quindi le vostre relazioni, avrete questa capacità di essere 100% voi. Perché negli ultimi anni voi avete lavorato molto su di voi stessi e credo che questo sarà l'anno in cui finalmente sentirete che questo duro lavoro che avete avuto negli ultimi anni sarà un lavoro che potete gestire in qualche modo in armonia, senza nessun tipo di vincoli o di situazioni che possono in qualche modo interrompere questa vostra sicurezza che voi avete. Non c'è nessun motivo in quest'anno di sentirvi insicuri se non il fatto che dovete attuare, che dovete azionare, agire, dovete in qualche modo essere pronti a compromettervi anche in situazioni che richiedono una sorta di responsabilità. Ripeto, non perdetevi nei dettagli quest'anno, cercate di, anche perché vi siete già perso tanto nei dettagli, quindi cercate di lanciarvi preparati su quello che voi sapete, non siete mai pronti, voi siete leggermente insicuri su questo aspetto, però è normale che secondo me quest'anno non c'è più tempo per poter, per esempio, quest'anno è l'anno per sposarsi, per esempio, no? E siete pronti ormai con questa relazione per sposarsi, voi siete insicuri perché manca la casa, perché mancano i soldi, allora voi intanto compromettetevi con la vostra compagna o il vostro compagno. E poi piano piano vi posso assicurare che durante quest'anno verranno modificati tanti aspetti per rafforzare sempre di più questa vostra decisione. Ovviamente ho fatto un esempio del matrimonio, poi andremo a vedere veramente se ci sono carte che possono rappresentare il matrimonio. E questo è un momento per avanzare, però, è un momento per lasciarsi andare, è un anno dove veramente avrete la capacità di fissare un obiettivo e raggiungerlo al 100%, così proprio come voi siete in questo momento, mi raccomando, siate pronti, voi in realtà siete pronti a tutto questo. Allora, vediamo tre oracoli del nostro maestro Osho, andiamo a vedere un po' cosa vuole dire. Allora, si è girata la carta della nuova visione, vediamo maestro Osho che vuole dire, la voce interiore e il successo. Ma voi lo sapete perfettamente, quello che state per vivere. Voi perfettamente sapete e sentite dentro di voi che questo sarà l'anno decisivo per tantissime scelte. Sarà l'anno decisivo per poter finalmente gridare vittoria, urlarla dentro di voi stessi. Ascoltate moltissimo la vostra intuizione e sono sicuro che la vostra intuizione quest'anno non sbaglierà. Sono convinto che quest'anno la visione che avete di voi stessi, quindi come vi rapportate nel vostro futuro, sarà sicuramente la strada e il cammino giusto da percorrere. Vedete come sono tutte carte che procedono verso qualcosa, sia la necessità proprio di prendere un'azione e di definirsi completamente delle persone abbondanti e di successo. Il successo secondo me sarà protagonista in tutti gli ambiti della vostra vita. Ripeto, forse i primi 6 mesi saranno leggermente un po' ostacolati dalla voglia o da piccole situazioni che si possono creare durante questo periodo, ma sono convinto che questo sarà veramente un anno dove molti amici della Vergine avranno quella grande occasione per dire io ce l'ho fatta. Ce la farete con le vostre stesse gambe. Nessuno in realtà vi aiuterà in queste vostre scelte. Sarete voi coraggiosamente a decidere di rompere cicli, di prendere completamente delle strade diverse, a trovare delle soluzioni migliori, a lanciarsi proprio verso scelte che per molto tempo avete pensato dentro di voi stessi e che con una nuova visuale di voi e del vostro mondo riuscirete seriamente ad affrontare. Il successo sarà finanziario ma anche emotivo. Avrete una grande percezione di quelle che sono le prospettive della vostra stessa vita, grazie comunque ad una strada nuova che si sta per aprire. E sono convinto che siete nel momento giusto per poter celebrare questo tipo di successo, grazie anche al fatto che vi libererete completamente da ostacoli, anche mentali, semplicemente da paranoie vostre, che per troppo tempo, per lungo tempo, con gli amici della Vergine hanno fatto parte del vostro quotidiano. Allora, Vergine, prendiamo l'ultimo oracolo, dopodiché andremo con i tarocchi per andare in maniera più dettagliata a vedere quali sono
gli ambiti, gli aspetti della vostra vita e andiamo a vedere un po' con l'oracolo del Tao. Questo è un oracolo che io amo particolarmente perché dà sempre una definizione giusta di quello che sarà questo anno 2022, la liberazione. Questa è una carta interessantissima, vedete vedere questo uomo quasi mezzo nudo, sotto fulmine, saette, piogge, ma si sente libero. Si sente veramente nuovo, perché questa è una carta che vi invita seriamente ad avere un nuovo obiettivo della vostra vita. Questo obiettivo è la nuova visuale che voi avrete di voi e del vostro modo di essere. Liberarsi dagli ostacoli. È come se vi libererete da questi blocchi e ostacoli che fino a questo momento vi hanno, insomma, limitato anche in determinate scelte. Incontrare delle soluzioni, quindi trovare delle soluzioni che saranno importanti durante quest'anno per finalmente uscire fuori da una situazione d'impasse che probabilmente molti amici della Vergine avevano vissuto durante quest'anno. Bene, devo dire che sarà un anno importante, amici della Vergine, sarà un anno dove il successo, le nuove strade e soprattutto l'essere pronti. Io vi ripeto, non perdete tempo, perché vedete che il tempo è prezioso quest'anno per voi e voi siete delle persone che spesso avete delle grandi genialate, ma nei dettagli vi perdete perché siete così tanto pignoli, così tanto precisini. Che no, ancora manca il rosso su questo vestito, non importa, lo aggiungerete dopo, per esempio, dico. L'importante è partire. Allora, prendiamo sette carte che possono rappresentare un po'. Allora, nell'inconscio abbiamo un 2 di coppe. Andiamo a vedere un poco quali sono le carte per voi in questo preciso momento. Allora, vediamo un po', carta, vediamo un po' un attimo la carta nascosta, non so perché l'ho voluta vedere per voi. Abbiamo l'eremita. Allora, partiamo subito ridefinendo che a livello di inconscio, quando dicevo prima, non so se ci sarà un matrimonio, effettivamente qui c'è veramente la celebrazione di qualcosa di importante. E credo che questo sarà un anno dove gli amici della Vergine potranno ridefinire anche qualcosa di se stesso. Allora, qui abbiamo la celebrazione di un evento molto importante. Come vi dicevo, potrebbe essere sicuramente un'unione, un matrimonio. Siccome 10 di denaro rappresenta sempre delle eredità, delle case, delle armonie all'interno del nostro cuore, ho la sensazione che queste due carte sarà proprio l'anno dove poter finalmente godere dello star bene della propria famiglia, di quello che è il nucleo familiare. Ognuno di noi definisce la propria famiglia in maniera diversa e voi avrete questa grande occasione forse anche di riunirvi a delle persone che non vi univate da molto tempo, a dei fratelli, sorelle, cugini che in qualche modo faranno nuovamente parte della vostra vita, celebrerete questa unione come qualcosa di molto importante. Addirittura potreste finalmente comprare una casa con queste carte, potete finalmente dire posso stabilirmi, posso trovare qualcosa di molto importante. Sono carte che richiedono comunque una sorta di fiducia anche in quello che si ha intorno a noi e soprattutto in quello che si vive nella nostra vita. La celebrazione, l'allegria, l'armonia, credo che siano degli aggettivi importanti per queste due carte a livello proprio sentimentale e familiare. Celebrerete anche se siete single, siete delle persone che riuscirete in qualche modo a trovare un po' il vostro ambiente familiare, quindi una persona che possa regalarvi delle grandi emozioni, anche perché vedo che nella comunicazione voi avrete, e soprattutto nel vostro inconscio, avrete proprio il desiderio finalmente di riunirvi a qualcuno. Basta essere single, amici della Vergine, basta sentire dire io sto bene con me stesso. Indubbiamente sarà importante quello, ma credo che qua ci sarà una visuale diversa del vostro modo di rapportarvi. L'amore sarà veramente protagonista questo anno e soprattutto le scelte di amore o con il proprio cuore saranno estremamente importanti. Sarete molto corteggiati quest'anno e vi piaceranno soprattutto le parole romantiche delle persone. Avete bisogno più di persone introspettive, lo vedo anche da questo eremita. Persone che entrano nel profondo delle cose e non tanto la bellezza, il corpo, i muscoli o l'essere fighi, cioè voi avrete proprio bisogno di persone
persone che in qualche modo possono regalarvi delle grandi emozioni e credo che questo sarà veramente un anno importantissimo. Perché ve lo dico? Perché vedo anche una sorta di passione che nascerà dentro di voi stessi, la voglia di anche conquistare qualcuno, di essere soprattutto amati, le emozioni saranno nuove, avrete proprio delle nuove emozioni, avrete forse anche voglia di vivere l'amore e i sentimenti in maniera diversa. Ecco perché credo che anche all'interno della vostra famiglia, se avete già dei figli, se siete già sposati, avrete la voglia dal primo dell'anno, con tutto quest'anno, di trascinarvi dietro una sensazione di positività e di allegrezza nuova per poter, diciamo, fare spazio a situazioni più positive. È probabile che molti vergini hanno vissuto sensazioni negative, incertezze negli ultimi anni, ma adesso c'è bisogno di rimpiazzare questa negatività con una prospettiva molto più diversa. È possibile che qualcuno di voi avrà proprio voglia di capire fino in fondo qual è la strada migliore per recuperare un tipo di rapporto, qualcuno avrà l'occasione, per esempio, di trovare finalmente, non so, un punto di incontro con la propria, col proprio partner o con la propria famiglia. Ci saranno degli incontri importanti che avverranno. Avrete tanti messaggi, tante novità che vi permetteranno di conoscere persone e soprattutto siete single o comunque di entrare in quel mood di sentimentalismo, di romanticismo, scrivere poesie, avere a che fare proprio con questo mondo. Un po' di incertezza sulle questioni lavorative. In realtà la vostra incertezza è perché avete una visuale diversa da quelle che sono le prospettive che state vivendo in questo momento. La regina di spada vi sta trascinando per diventare delle persone molto più responsabili. Forse qualcuno di voi ha paura di questa responsabilità. E quindi si sente un po' confuso. È anche vero che le vostre idee a livello lavorativo saranno tante e avrete comunque dovete dare un senso a tutte queste vostre idee, uno scopo soprattutto a queste vostre idee. Quando vi dicevo prima lanciatevi quest'anno, non perdete del tempo, ecco, questo 7 di coppe è un po' la perdita di tempo, osservare troppi dettagli, avere troppe idee, mentre la regina di spade è completamente l'opposto, cioè lei va diretta su una situazione, ecco, siccome è proprio nel sesto chakra, quindi nella vostra prospettiva, abbiate proprio molto più logica, nel senso io sto perdendo tempo a pensare a tutto questo macello di idee, cerchiamo di ridefinire una o dare uno scopo a una o due di queste idee per cercare di partire da capo. Se siete delle persone disoccupate, è molto strano perché quest'anno sarà un anno importante per il vostro lavoro, però è anche vero che Giove sarà in opposizione e vi chiederà di essere molto più indipendenti e torna un'altra volta la regina di spada. L'indipendenza, di lavorare per sé, di non stare sotto i capi, di essere delle persone più libere, di essere delle persone che hanno delle idee che possono essere sviluppate, ma voi le svilupperete queste idee. Però, ragazzi, ci vuole precisione, ci vuole tanto coraggio, non bisogna perdersi in preamboli, perciò vi dico, non state lì a 10.000 dettagli. Voi già l'idea l'avete ben chiara, adesso l'unica cosa che dovete fare è iniziare. E poi da questo momento essere molto più, non lo so, determinati, pianificatori, voi siete bravissimi in queste cose. Quindi sappiate che le idee ci sono, adesso però dovete trovare la responsabilità della regina di spada. La regina di spada è una che ha provato tanto nella vita, ha avuto forse anche tante fregature, ma poi è riuscita a trovare quel modo di essere che secondo me l'ha portata poi ad essere una donna molto vittoriosa, soprattutto sulle questioni lavorative. È una figura di un segno di aria o è raffigura molto spesso un'istituzione, quindi è molto probabile che qualcuno di voi che debba entrare a far parte di un'istituzione o comunque di uno stato, un lavoro governativo, avrà delle grandi occasioni, però non perdetevi nel senso, ah, ma mi fanno fare, per esempio, gli insegnanti che devono entrare nel sistema scolastico, mi viene da pensare, no? Perché lei è un insegnante sostanzialmente anche, ah, ma mi fanno fare soltanto 3 supplenze, no, non importa, voi dovete fare tutto, perché tutto fanno ore, perché tutto fa curriculum, insomma, non abbiate quella sensazione di incertezza continua che questo 7 di coppa potrebbe rappresentare per la vostra stabilità. A livello emotivo credo che questa sia importante, una passione che nasce, un amore che secondo me anche a livello sentimentale, proprio personale, avrete durante quest'anno. Credo che sarete molto più coinvolti dalle persone
insomma, che vi prenderanno un po' così più a livello intimo, no? Sapranno farci, e anche voi avrete comunque dentro diciamo, un animale molto più istintivo quest'anno, ed è bello perché forse da tanto tempo la vostra passionalità era un po' leggermente morta e lo ritroverete proprio grazie a questo ambiente. Ecco perché vi dico, ci saranno comunicazioni molto maliziose, molto amichevoli in questo anno. Nell'inconscio abbiamo un 2 di coppa. 2 di coppa è un po' la scelta del crocevia che bisogna fare, no? O della strada verso il successo che bisogna fare. È normale che però bisogna chiudere dei cicli, forse anche dei posti, dei luoghi dove noi non siamo per poter di nuovo riallontanarci. Avete bisogno però di tempo quest'anno, eh? Una carta nascosta è l'eremita. Forse ho detto tanto, ma non ho detto che la Vergine ha sempre bisogno del proprio spazio, quindi io non voglio assolutamente che voi poi ve la vivrete male questo vostro momento, questo vostro modo di essere. Comunque il 2 di coppa è anche un amore, ragazzi, è un contratto, è un compromesso che sarà fondamentale quest'anno da prendere, va bene? Quindi un bell'anno proprio per tante questioni. Soldi ne avremo, non mancheranno, perché comunque soprattutto quando voi state bene a livello di cuore, credo che le emozioni e i soldi ci saranno sempre. Allora, aggiungiamo una carta del nostro Ho'oponopono, è una meditazione hawaiana che ormai si è diffusa nel mondo occidentale in maniera molto rapida. Sono delle piccole frasi da dire a se stesso, quindi potrebbe essere un mantra che io vi consiglio quest'anno. Grazie, ti amo. Ancora una volta, anche per voi, un altro segno che deve dire a se stesso: grazie, ti amo, grazie per ciò che sei, ciò che sono. E questo credo che sia veramente una grande occasione per riconoscere l'amore per se stessi. Sono molto convinto che questo potrebbe essere un momento dove l'amare se stessi sarà veramente importante. E quindi, insomma, dirlo a se stessi sarà molto importante, dire ti amo, soprattutto per quello che avete raggiunto, per ciò che avete ridefinito quest'anno. Allora, vediamo un po' quali sono i segni o i pianeti che saranno molto più influenti quest'anno nel 2022 per gli amici della Vergine. Ricordo che di ascoltare comunque anche il vostro ascendente, la vostra luna, perché delle volte potete trovare dei segnali più importanti. Allora, le donne del Capricorno, donne e uomini del Capricorno, saranno molto influenti per voi. In questo caso, ridefinisce un po' la donna, ancora una volta il Capricorno, ma in particolare tenere d'occhio Saturno. Quindi, Saturno transiterà nel segno dell'Acquario, non fa tanto male con voi, però nel momento per esempio che il vostro sole farà dei sestili importanti con Urano, con Saturno, potete magari ridefinirli. Mi è venuto Urano in mente perché Saturno e Urano in ottobre faranno un piccolo scontro, non so, voi forse risentirete qualcosa. Comunque anche ancora una volta il segno del Capricorno. Poi abbiamo Plutone. Questo è un, scusatemi, Plutone, Nettuno, questo è un pianeta che per molti anni, insomma, l'avete avuto in opposizione. Nettuno, secondo me, è la fregatura di queste incertezze che state avendo e queste illusioni che spesso vi fate, perché è nel segno dei pesci per molto tempo, quindi bisognerà fare un po' attenzione. Uomo e donna dell'Ariete, e vediamo un po' qual è l'ultimo segno che sarà influente per voi, uomo e donna del leone. Ovviamente qui sono definiti uomo dell'ariete e donna del leone. Vedete un po' voi, però io dico che non ci sono sessi in queste carte, quindi. Allora, Capricorno, donna, uomo, anche in questo caso Saturno come pianeta sarà importante tenerlo d'occhio. Che so, quando Saturno farà delle opposizioni, quando Saturno farà delle quadrature particolari, poi negli anni, nelle settimane che io vi dico sempre i transiti più importanti. Nettuno è quindi il segno dei pesci, soprattutto Nettuno quando entra in opposizione al vostro sole, quindi attenzione a quel momento lì che è solitamente metà agosto e metà settembre. Poi abbiamo due segni di fuoco quest'anno che saranno molto influenti, l'Ariete e il Leone, quindi vedete un poco. Bene, adesso prendiamo due oracoli degli angeli. Credo che gli angeli in questo momento vorranno dirvi qualcosa per questo anno. Ascoltiamo prima quello generale e poi ascolteremo quello sull'amore. Allora, andiamo a vedere un po' qual è il vostro messaggio. Dolci sogni o sogni romantici, dolci. Quindi dovete sognare con gli occhi aperti.
Perché questo più lo farai e più il risultato riceverai e ascolterai i messaggi che gli angeli in questo momento vorranno darti. Rilassatevi, fate fluire i vostri pensieri senza dirigerli verso qualcosa. Semplicemente osservatevi questi pensieri, no? Come se fosse un film, e lasciate che le vostre idee, i vostri pensieri fluiscano con libertà. E da questo momento, in questo momento che voi farete in modo che i vostri sogni e i vostri pensieri fluiscano, nascerà sicuramente una grande vita che è quella della vostra creatività. Ragazzi, i pensieri saranno importanti, no? Quindi soprattutto fate in modo di ascoltare questi pensieri, fatevi dei film anche verso di voi stessi, attraete questi film. Allora, un ultimo, aspettatemi, oracolo degli angeli per l'amore, ecco, questo sarà ridefinito soltanto per l'amore, fidanzamento. Questo sarà proprio l'anno delle cose stabili, vedete questo bellissimo 10 di denaro, quindi la tua vita amorosa sta raggiungendo un livello di impegno più elevato. Bello. Allora, andiamo a vedere adesso la pietra per voi. Allora, nei segni di terra avevo già selezionato una selenite. Adesso vediamo una pietra per voi che durante quest'anno può aiutarvi tantissimo. Vediamo la moachite, il diaspro moachite, che è questa, la moachite forse sì, la trovate, ma è un diaspro a doppio colore, diciamo, sempre sul rosso che va sul bianco, eccetera. Se riuscite a trovarla sarebbe veramente ideale, ma comunque anche un diaspro che abbia un colore rosso e un'altra tonalità sarebbe molto d'aiuto perché infonde molto coraggio e attiva tantissimo il primo chakra. Buon anno a tutti, amici della Vergine, noi ci sentiremo alla prossima. Intanto vi ricordo che su Amazon potete trovare il mio oroscopo personale 2022. In basso vi lascio come sempre il link. Grazie, noi ci sentiremo alla prossima. Ciao. Allora, amici del Capricorno, anche per voi vi lascio queste tre carte che secondo me sono molto interessanti perché alla base di tutto dei segni di terra abbiamo già visto come siamo davanti magari ad un momento importante, ridefinito un po' da questa chiusura, diciamo, di cicli della nostra vita, il tempo che ci sta quasi spingendo a fare delle scelte importanti attraverso, diciamo, un bivio che ci siamo ritrovati e la selezione quindi di un cammino nuovo. Ripeto, forse da questo bivio può sempre nascere comunque come posso dire, una nuova strada, una nuova soluzione. Però andiamo ad approfondire il vostro discorso e secondo me sarà importante perché una di queste carte potrà magari rappresentare proprio il vostro momento migliore, va bene? Allora, abbiamo la flessibilità, l'essere flessibili. Insomma, dirla un po' al Capricorno mi viene un po', fa un po' paura. Effettivamente questo potrebbe essere un ottimo consiglio per quest'anno. Non è soltanto essere flessibile alle situazioni, ma credo anche adeguarsi a determinate situazioni. Credo che c'è la necessità per gli amici del Capricorno di iniziare proprio a ripensare un po' questo vostro modo di essere in maniera diversa. Allora, non perché dovete cambiare completamente la vostra personalità, non mi permetterei mai, perché voi avete comunque una bella personalità e molto spesso è sempre definita da un grande coraggio, da un grande modo di vivere la vita, avete dei principi molto solidi e molto afferrati, però secondo me avere una disposizione molto spesso di apprendere qualcosa di nuovo nella vita potrebbe portarvi comunque ad essere molto più recettivi quest'anno. Quindi quest'anno dovete essere molto capaci di diciamo ammorbidire anche qualche aspetto della vostra vita senza però compromettere quello che sono in realtà le cose più importanti per voi, che in questo caso per un amico del Capricorno potrebbero essere determinati principi, determinati modi di essere. In un progetto, per esempio, non dobbiamo buttare la base, dobbiamo semplicemente un po' in qualche modo ridefinire quali sono i canoni più importanti di questo tipo di progetto, anche di noi stessi. Non dobbiamo cambiare noi, ma dobbiamo cercare di modellarci, tra virgolette, quindi avere un po' più cura del nostro corpo, essere meno pigri e cercare però di mantenere quell'amore che abbiamo per noi stessi perché noi sappiamo che valiamo tantissimo in questo momento. Nel 2022 i Capricorno avranno a che fare molto con questa flessibilità della vita.
No, non mi piace vedere, non so, un quadro nero. Beh, sarete capaci anche di vedere attraverso un quadro nero un significato completamente diverso da quello che fino a questo momento avete riflettuto. Bella, perché vedete che qua le mani di questa, diciamo, di questo giocoliere sono illuminate, come se la radice della nostra vita non deve essere assolutamente toccata, perché quelle radici sono solide. Le radici di un albero non si spezzano mai. Ciò che si spezzano sono i rami che probabilmente possono essere in qualche modo ricambiati, rigenerati nella nostra vita, no? Ecco, questa flessibilità è un po' quello che spesso manca all'amico del Capricorno. Infatti mi è venuto un po' da ridere quando è uscita questa carta, perché è difficile dire queste parole ad un amico del Capricorno, però è anche vero che i Capricorno sono molto disposti ad apprendere cose nuove nella vita, a farle proprie, a modificarle. Quindi, non lo so, fate un corso di cristalloterapia ed è capace che il Capricorno prende questo corso di cristalloterapia e lo fa diventare il corso dei cristalli e della veggenza. Ti faccio un esempio, no? Cioè, è capace di modificare la base di questo corso per farlo diventare qualcosa di suo che nel tempo poi sono genialate. Quindi io per esempio amo lavorare con i Capricorno, sono un ariete, quindi gli arieti e i Capricorno si detestano delle volte, però sul lavoro, sulle idee, sono dei fulmini. Cioè proprio entrambi, uno porta l'azione, l'altro porta le genialate che ha sempre il Capricorno, quindi secondo me sarà molto importante. Però bisogna prestare attenzione a tutto, perché questa flessibilità non è che voi prendete questo corso, lo fate vostro e dite deve essere fatto solo in questo modo. No, attenzione perché qualcuno potrebbe magari darvi anche delle indicazioni. Sulle relazioni, ecco, questo sarà molto importante. Sarà importante di essere molto aperti a delle nuove relazioni, a delle nuove esperienze e soprattutto essere aperti anche all'idea di amore in maniera diversa da quello che voi avete sempre definito in questo momento. La flessibilità significa anche esprimere questo amore, amici del Capricorno, non essere sempre molto rigidi sull'espressività di noi stessi. Ecco perché non sempre voi avete la ragione, non sempre voi potete dire quello che volete. Quest'anno bisogna in qualche modo mettersi d'accordo, dovete in qualche modo soddisfare. Sì, le necessità vostre, ma di tutti, soprattutto se siete in una famiglia, se siete all'interno di un ambiente familiare molto importante, se qualcuno magari vi dice che dovete fare determinati passi o dovete prendere delle decisioni, voi non dovete intestardirvi perché ve l'ha detto qualcuno. Essere flessibili significa comunque dire forse è anche arrivato il momento di prendermi questa responsabilità. Quindi è molto probabile che quest'anno ci siano segnali in cui forse i Capricorno devono in qualche modo, tra virgolette, prendersi delle responsabilità che fino a questo momento non l'avevano fatto. Esaminate qualsiasi tipo di forma di lavoro anche, cioè perché la prosperità, l'abbondanza può arrivare comunque anche da altri tipi di lavoro, che forse a voi non ve ne è fregato minimamente niente in questo momento. Invece, secondo me, svilupparli anche in maniera diversa, come vi ho detto voi prima, voi siete dei geni su questo aspetto, potete veramente girarvela a modo vostro e guadagnare anche da questo tipo di situazioni. Quindi c'è proprio una sensazione che da questo momento in poi dovete entrare di più nella vostra vita e modificare un po' come la plastilina tutto questo vostro mondo, ricostruire piano piano e capire qual è il granaggio perfetto. Usate molto di più anche l'immaginazione quest'anno, perché l'immaginazione vi permetterà comunque di creare delle realtà che fino a questo momento la vostra mente non aveva minimamente pensato. Voi siete poco fantasiosi nella propria vita, siete così tanto riflessivi delle volte. Allora, altra cosa, mi raccomando, le catastrofi che avete in mente tutte le volte, insomma, cercate di eliminare questo vostro modo di essere sempre molto catastrofici nella vita, anche perché siamo qui davanti ad un momento dove questa flessibilità vi permetterà di scegliere una strada, di percorrere quel tipo di strada e da quel momento in poi ridefinirvi al 100%. Va bene, amici del Capricorno? Allora, prendiamo tre carte del maestro Osho. Vediamo un poco il maestro Osho per il Capricorno cosa vuole dirci. A me piace quando mi cadono le carte perché sono sempre
degli indizi importanti che ci vogliono dare. Ecco qui, vediamo un poco quali sono le carte girate in questo momento. Abbiamo la carta dell'isolamento, del blocco, della chiusura. Abbiamo la carta della guarigione e abbiamo anche la carta della fioritura. Vedete, queste sono già carte importanti, amici del Capricorno. Allora, innanzitutto già sappiamo che usciremo un po' da una sofferenza che ci stiamo portando dentro da molto tempo, quindi attenzione agli amici del Capricorno che stanno vivendo sorte di repressioni, di repressioni, di blocchi anche nella propria vita. Qui c'è una guarigione proprio fisica, mentale, dell'anima, che sarà molto importante, e questo vi porterà poi ad essere molto più fiorenti proprio in questa vita, cioè riuscite a rifiorire o far sbocciare quella personalità nuova e interiore. La cura sarà soprattutto del cuore, vedete che c'è il chakra del cuore illuminato, quindi sarà fondamentale in questo preciso momento rivedere attentamente quelle che possono essere le condizioni della nostra vita, perché vivere anche di insomma, non possiamo più vivere, diciamo, di situazioni che non so perché, ma prima mi è venuta questa intuizione di dire non essere catastrofista, no? Perché spesso il Capricorno vive questi momenti molto difficili, no? Si chiude dentro la propria vita, la propria realtà e comincia un po' a tergiversare il proprio discorso, rendendolo spesso molto negativo. E non che tutti i Capricorno siano negativi, questo assolutamente non lo dirò mai. Però è arrivato proprio il momento di sanare questa ferita, questa parte di noi che molto spesso ci portiamo senza sapere per quale motivo, non riusciamo a ridefinire come migliore meta. E la cura è sicuramente un aspetto molto importante, perché la cura non è soltanto fisica, quindi una vera e propria cura che potrebbe anche avvenire quest'anno, e quindi una guarigione importante, e devo dire che questa guarigione sarà veramente bella, ma la cura è anche qualcosa di noi, no? Di noi stessi che dobbiamo finalmente ridefinire e in qualche modo sanare, che ci stiamo portando da troppo tempo, ragazze. E qualcuno finalmente, da single, finalmente diventerà, sanerà un po' questo amore, questa. Capricorno tendono a stare molto da soli, quindi credo che da questo momento in poi forse chiederanno anche aiuto, avranno voglia di essere, di sanare quella parte di se stessi che non riescono a capire. Ho proprio la sensazione che quest'anno il Capricorno potrà vivere un anno molto importante della propria vita. Vi ricordo che sono gli ultimi anni di Plutone nel vostro segno, dopodiché Plutone vi lascia e lascia un Capricorno riformato completamente, quindi approfittatevi di questi due ultimi 2 anni, soprattutto gli ultimi gradi che sono sempre più forti del transito di un segno, di un pianeta nel vostro segno, per sanare proprio questo vostro mondo, per curare voi stessi. Ecco, c'è bisogno però con questa flessibilità e con questo bivio che vi ho detto prima di scegliere a non mi curo o mi curo, cioè non me ne frega niente di sanare, o è arrivato il momento di sanare me stesso. Perché dipenderà moltissimo dal vostro grado di flessibilità. Perché sanare se stessi è un compito molto difficile. Curarsi, devi curarti non soltanto con le pillole, devi curarti anche con l'anima, con lo spirito, in tante cose. Quindi se siete pronti ad affrontare questa sorta, tra virgolette, di terapie, dovete farlo al 100%, consapevoli al 100%. Questa è una cosa che però voglio ricordarvelo. Allora, andiamo a vedere, amici del Capricorno, anche un messaggio del nostro Tao, dopodiché prenderemo i tarocchi e le carte degli angeli. Quindi, come potete vedere, è una lettura molto, molto completa, diciamo, per questo 2022. Allora, andiamo a vedere un attimo qual è. L'attrazione degli opposti. Questa è una carta di seduzione, una carta di magnetismo. Ecco, secondo me molti Capricorno avranno quella possibilità di ritrovare anche l'amore per se stessi e finalmente vivere la propria sessualità, sentirsi appagati. È una carta interessante perché parla di seduzione, quindi quando vi ho detto qualcuno finirà di essere single, di essere single nella vita, e credo che sia proprio quello la vostra prospettiva di vita in questo momento.
liberarsi da un blocco emotivo, liberarsi da una sessualità che non funziona più, dalla solitudine che in qualche modo avete vissuto in questo preciso istante o negli ultimi anni. Quindi il magnetismo che in qualche modo è dentro di voi sarà sicuramente molto protagonista. Allora, prendiamo sette carte come i nostri sette chakra in questo momento. Vediamo un attimo il mazzo, come lo spacchiamo in questo momento. Ancora una volta un 10 di bastone per un segno di terra e il matto. Basta questo sacrificio, basta sentire tutto come un grande sacrificio. Il 10 di bastoni è la pesantezza che portiamo sempre dentro di noi stessi. Vedete che invece poi abbiamo una carta più libera, una carta che ci invita anche a percorrere la vita in maniera molto più rilassata, che è la carta del matto. Quindi siamo comunque davanti ad una grande risoluzione. Secondo me sarà proprio importante in questo momento proprio prendere anche dei cammini più vivi in qualche modo. Allora abbiamo nel settimo chakra abbiamo il fante di denaro, abbiamo la giustizia, abbiamo il tre di coppa, i sentimenti, abbiamo il nostro eremita, che anche in questo caso abbiamo il quattro di bastoni nella nostra famiglia, diciamo in qualche modo, e abbiamo il giudizio nel primo chakra. Carta nascosta, il 10 di denaro. Allora, vediamo un poco cosa possiamo dire ai nostri amici del Capricorno. Allora, nell'inconscio abbiamo il fante di denaro. Il fante di denaro è un segno di terra come voi e rappresenta molto spesso una carta di novità, più che di novità, di prospettive nuove. Ed è molto associata alla carta dell'onestà, dell'amico onesto, della persona, dello studente un po' che vuole andare alla ricerca di cose nuove. E questa prospettiva anche nell'essere tipo una sorta di scienziati nella vita, no? Questo fante di denaro che deve andare nei dettagli per scoprire sempre qualcosa di nuovo. Non vi nego che quest'anno nel ricercare qualcosa scoprirete qualcos'altro, e quindi un po' il principio della serendipity, quindi sarete molto legati a questo scoprimento di cose. Se no, inconsciamente in realtà quello che volete è una nuova identità. Il fante di denaro è sempre raffigurato come una nuova identità, una nuova pelle, un nuovo essere. È un po' come rinascere da capo e fare quello che non si è mai fatto nella propria vita. Qualcuno avrà voglia di riniziare o riprenderà nuovamente, per esempio, gli studi che non ha mai fatto, un esempio, no? Oppure un progetto che non ha mai vissuto, o semplicemente rinnamorarsi, innamorarsi di se stesso o di qualcuno. Inconsciamente questa è una persona anche che avete dentro di voi, nel vostro cuore, dentro di voi, quindi prendersi cura di questa persona potrebbe essere un figlio, un nipote, qualcuno di voi che sarà molto importante per la vostra vita e per la vostra evoluzione. Magari qualcuno vorrà proprio dei figli nella propria famiglia, e se leggete il libro, non so se l'avete ancora acquistato, l'oroscopo personale 2022, io parlo nel segno Capricorno di un istinto materno molto forte. Il giudizio è la celebrazione all'interno della propria famiglia. Il giudizio è un richiamo solitamente dell'Arcangelo Gabriele, no? Della nascita di qualcosa e della rinascita soprattutto di noi stessi. Potrebbe proprio raffigurare il fatto che all'interno della nostra famiglia molti amici del Capricorno vivranno proprio questo richiamo a rinascere, a rivivere con emozioni veramente vive, qualcosa di importante, quindi una gravidanza inconsciamente o comunque potrebbe sicuramente succedere, e la celebrazione di qualcosa di importante. Attenzione alle novità, queste sono novità e sono anche messaggi che potranno arrivare quest'anno come dei messaggi dal cielo. Ragazzi, conoscerete qualcuno di molto importante quest'anno, soprattutto le persone, ma io dico sempre single perché mi dispiace per i single, ma anche le persone che sono in coppia possono conoscere qualcuno che li manda fuori strada. Cioè, nel senso, apriamo un po' questa mente. Io sì, sono sposato, ho tutto quello che voglio nella mia vita. Vado al supermercato, incontro una persona e lo guardo negli occhi e mi innamoro. Non può succedere, certo che può succedere. La flessibilità, non è che mo tutto deve essere sempre regolare in questa vita. Abbiamo delle emozioni che comunque balzano a destra e a sinistra, abbiamo delle energie che richiamano comunque altre persone. Ecco, il Capricorno vivrà queste emozioni, vivrà questa sorta di magnetismo, come vi dicevo prima, attaccherete a voi persone nuove, persone che vi faranno vivere anche delle emozioni interne particolari. Forse non ci sarà nulla, ma dentro voi vi innamorerete di una persona, anche a livello platonico, avrete quella sensazione di celebrare lo star bene, il proprio mondo. Certo, poi vi vedo un po' incupiti nei vostri sentimenti, perché
Non siete abituati a lasciarvi andare nelle vostre emozioni. L'eremita non sa, o anzi, in realtà va alla scoperta di queste emozioni e in maniera saggia trova sempre una soluzione. Quindi qua credo che ci sia veramente una grande occasione per riformare qualcosa di importante, di rivivere i propri amori, conoscere qualcuno che farà parte della nostra vita. Carta nascosta 10 di denaro. Quindi l'armonia, ancora una volta, di una famiglia, di una casa che secondo me sarà molto molto importante. Allora, a livello lavorativo, amici del Capricorno, qui abbiamo la giustizia nelle comunicazioni e un 4 di denaro, di bastoni nel lavoro. Quindi, allora, innanzitutto vedo che qua ci sono situazioni legali che andranno a risolvere il problema di ereditari o finalmente chiuderete un ciclo con questioni ereditarie di casa, di famiglia che devono essere risolte, perché questa è proprio la carta della famiglia, proprio la carta della casa, scusatemi, delle quattro mura. E ovviamente con la giustizia finalmente si andrà verso un giudizio importante, ridefinirete qualcosa. Qua potrebbe esserci anche la voglia di sposarsi, un matrimonio. Vedete ancora il mondo che è uscito nel sesto chakra, un po' la famiglia, come tutto in realtà, vedete, il giudizio, la famiglia, il voler costruire qualcosa di molto importante. Ma sull'aspetto lavorativo è un lavoro importante, allora, ci sarà sicuramente la firma di un contratto. Non lo so, forse lavorerete da casa, un contratto smart working, un contratto online, non c'è bisogno più di fare 50.000 km per poter andare al lavoro, essere stressati, e con la flessibilità sarà importante. I capricorni sono no, devo andare in azienda, no, devo andare in ufficio, no, perché se non sono in ufficio, no, rilassatevi, lo potete fare anche da casa. E quindi trovate questa armonia, cioè cercate di trovare un po' la cura anche di voi stessi, fate uscire qualcosa di voi, siate indipendenti, la giustizia chiede equilibrio e indipendenza nella vostra vita. Questo è un lavoro che forse lo troverete magari vicino a voi, non proprio all'estero, un'altra città, state cercando cose, magari proprio sotto casa troverete un lavoretto che in realtà vi sarà molto soddisfacente per il vostro modo di fare. Chi lavora nell'immobiliare, nelle case, nella vendita o rivendita di proprietà, credo che sarà un anno molto importante, questo devo dire la sincerità. A livello sentimentale abbiamo visto questo, insomma, eremita, che è un po' la vostra carta, molto introspettiva come carta, ma è normale perché siamo davanti a una guarigione, a una flessibilità interna diversa. Cos'altro volevo evidenziarvi? Il mondo qui nel sesto chakra, che parla proprio di chiusure finalmente di una vita diversa, forse un po' particolare che avete avuto, ma ci credo perché arriveranno notizie nuove, arriverà un figlio nella vostra famiglia, se non vostro, un bambino che magari intorno a voi cambierà un po' la vostra vita, magari siete zii, o magari un nipote, diventerete nonni, insomma, qualcosa che proprio vi darà tanta soddisfazione per vivere questo momento così interessante. E lo dico perché il Fante di Denaro è sempre un figlio bello, un figlio che è tanto desiderato nella propria vita. A livello comunicativo, anche se c'è da recuperare un rapporto, mi raccomando, state più armonici quando parlate, cioè, non state sempre duri, freddi, cioè, cambiate, state più flessibili, perché la giustizia in qualche modo vuole vedervi anche vivere delle emozioni in maniera importante. Questioni economiche anche saranno, i soldi quest'anno anche non mancheranno, risolvete però situazioni della vostra casa che saranno importanti da risolvere. Allora, vediamo una carta di Ho'oponopono. Ripeto, Ho'oponopono è una forma di meditazione che proviene dalle Hawaii, è diventata in Occidente sempre molto più diffusa. E insomma, è una semplice frase, un semplice mantra da ripetere sempre a noi stessi. Sono il creatore al 100%, io creo tutto, cioè nel senso non c'è bisogno di andare altrove, ma io sono la persona che creo il me. Creo tutto quello che penso, tutto ciò che voglio sostanzialmente. E Gandhi su questa carta diceva: devi essere il cambio di quello che sei, sei il cambio di chi chiede svera nel mondo. Allora, devi essere il cambio di ciò che vuoi vedere nel mondo. E questa è la tipica frase, la famosa frase di Gandhi. Adesso non mi ricordo com'era in italiano, però se la sapete, insomma, me la scrivete giù nei commenti, così almeno la possiamo ricommentare tutti quanti insieme. Allora, vediamo un poco adesso quali sono i pianeti o i segni zodiacali che influenzeranno di più gli amici del Cancro durante questo 2022, va bene? Ui, mi è già caduto Nettuno, quindi Nettuno vi influenzerà tantissimo, e quindi il segno dei pesci.
Allora, andiamo a vedere un poco. Poi abbiamo tutti i segni di acqua, quindi cancro, scorpione e pesci. Tutti i segni di terra come voi, quindi Vergine, Capricorno e Toro. Uomo dono della bilancia, quindi uomo dono della bilancia sarà molto presente anche per tutti quanti voi. Uomo donna del Capricorno, quindi ripetiamo, i segni che saranno influenti, o i pianeti che saranno influenti, innanzitutto Nettuno, quindi guardate attentamente quando Nettuno farà le opposizioni, le quadrature, poi ovviamente io ogni settimana vi farò sapere più o meno quali sono i transiti più importanti, i segni di acqua, i segni di terra, quindi abbiamo Cancro, Scorpione, Pesci, Capricorno, che è riuscito nuovamente, in particolar modo la donna Capricorno, ve lo dico questo perché è così evidenziato, quindi Capricorno, Toro, Vergine, poi in particolar modo l'uomo della bilancia, ma uomo, donna della bilancia, e il Capricorno che abbiamo già detto. Allora concludiamo con due messaggi degli angeli. Prima un messaggio generale che gli angeli vogliono darvi durante questo 2022, secondo me saranno importanti. Liberati dal passato. Quindi, caro amico, dice questa frase, il peso del tuo passato è stato molto soffocante per te. È ora di disfarti di questo peso. Non lo vuoi e non lo necessiti, cioè non hai proprio bisogno di questo peso. Quindi il passato è passato già, quindi è già stato qualcosa che non hai più bisogno. Adesso conserva soltanto le lezioni apprese e l'amore e lascia stare tutto il resto. Avete appreso questa lezione? Perché vi state portando questo passato se è passato? Cioè, nel senso Capricorno, siate flessibili adesso, guarite da questo passato, vedete? La carta della cura che io vi dicevo prima, no? Allora andiamo a vedere invece un messaggio degli angeli, però solo sull'amore. Andiamo a capire un poco. Fai attenzione alle bandiere rosse. Occhio perché ci possono essere segnali che ti devono mettere in guardia, magari con un rapporto, un amore che secondo me tu vuoi. Siccome c'è tanta voglia di maternità o comunque di diventare qualcuno che sia la persona giusta nella vostra vita, io ve lo dico. Allora, adesso per voi un unico ultimo oracolo e una pietra. Allora, per i segni di terra è uscita la Selenite. Adesso però voglio vedere per gli amici del Capricorno qual è l'altra pietra che potete abbinare solo ed esclusivamente per voi in questo momento. L'occhio di tempesta. Allora, l'occhio di tempesta è un diaspro, lo potete trovare però in tanti colori, qua è evidenziato sul violetto rosso. Credo che non è facile trovare, perché credo che sia chiamato anche il diaspro di Giuda, qualcosa del genere se non mi sbaglio, il Judas Jasper, sì, credo che sia un po' anche chiamato in questo modo, è una pietra bella perché infonde calma. Centralizza molto le vostre intenzioni. È una pietra che secondo me può essere utile per voi durante questo periodo. È un diaspro, quindi è una bella pietra, non è un cristallo vero e proprio. E quindi non so se riuscite a trovarlo bene, altrimenti un diaspro. Guardatevi un po', Eyes of Storm. Adesso non so se esatto, si sì, è focalizzato. Cercatelo su Google, vedete quali possono essere le similitudini. E abbinato alla selenite, secondo me vi potrà infondere veramente ciò che desiderate durante questo 2022. Grazie come al solito amici del Capricorno, un abbraccio, un felice anno nuovo, alla prossima.